Una buona serata e benvenuti all'appuntamento numero 13 con Velo, la rubrica di TV6 dedicata al mondo del ciclismo. Parleremo ovviamente di Giro d'Italia in apertura nella prima parte, con la crisi questo pomeriggio della maglia rosa, Simon Yates che insomma perde qualche secondo da Dumoulin, il più diretto rivale alla corsa alla rosa, sulle asperità di Prato Nevoso, che del trittico era insomma quello di oggi il giorno meno complicato, mettiamolo così. Domani ci sarà il tappone alpino e vedremo se i 28 secondi che Yates conserva ancora basteranno per difenderla almeno per un altro giorno. Poi ovviamente ci sarà anche sabato e fino alla passerella di domenica a Roma. Faremo un po' il riassunto di quanto è successo in questa settimana, ripartendo dallo Zoncolan, mano a mano la cronometro e quant'altro, ma ovviamente non parleremo solo di questo, lo capirete tra poco quando presenteremo gli ospiti. Vi ricordo che potete interagire con noi al 392-6237-060 se volete mandarci degli sms, ma se volete interagire con noi magari anche attraverso la diretta Facebook, eccola qua che appare magicamente alle mie spalle, sia sulla pagina Facebook di TV6 sia sulla pagina Facebook di Velo. Se siete fuori casa e volete seguirci attraverso uno smartphone o un tablet, potete farlo assolutamente senza problemi. Magari vi invito anche a mettere mi piace sulle nostre pagine. Comincio con il salutare gli ospiti, l'ideatore della trasmissione. Adesso hai un microfono che di solito non hai, ma non ti preoccupare, tra poco te lo cambiamo. Luciano Rabottini, ciao Luciano. Buonasera a tutti. Grazie Luciano, ringraziamo gli ospiti di questa sera perché parleremo anche di tanto ciclismo di casa nostra. Lo faremo con Rocco Menna, ciao Rocco, ben ritrovato. Buonasera, buonasera a tutti. Ovviamente con la Fantini Nippo De Rosa, che adesso è in Giappone, sta correndo in Giappone, insomma a casa verrebbe da dire, ma poi faremo anche un riassunto di quanto è successo fino ad adesso. Ci dovrai parlare un po' di questo Baggioli che ha fatto molto molto bene alla Tirreno Adriatico e non solo. È in Abruzzo e non è da solo, qualcuno, anzi molti lo ricorderanno, Stefano Ciccini. Ciao Stefano, benvenuto per la prima volta nei nostri studi, almeno da che ci sono io. Poi non so Luciano se prima di me eri già stato qui da noi. No, vi ringrazio, anzi ringrazio TV6 e Luciano per l'invito, è la prima volta che sono qua con voi, grazie. Grazie a te, perché ci dovrai parlare dei tuoi progetti che non fai da solo, ma insieme a Pier Amighini. Ciao Pier. Ciao, buonasera. Benvenuto anche a te nei nostri studi. Grazie. Sabato correrete il campionato italiano con una divisa che ci hai portato e che facciamo vedere in anteprima per la prima volta. Adesso l'importante è trovare il verso giusto, però eccola qua. Eccola qua, Stefano, con cui correrete il campionato italiano paralimpico sabato a Francavilla al Mare. Hai detto bene, sabato in giornata ci sarà il campionato italiano di cronometro paralimpico e io e Pier in tandem, noi facciamo parte del team Mortirolo Lanzarote e saremo presenti. Ma qua mi fermo perché... Eh sì, anche perché poi ci dovrai spiegare l'accostamento tra Mortirolo e Lanzarote, che sembrano due cose che vicine non sembrano stare affatto e invece ci stanno. Poi ci spiegherai anche perché. Rimanendo invece più a casa nostra, il prossimo 9 giugno ci sarà il campionato regionale amatori ad Ancarano. Allora saluto il primo cittadino di Ancarano, Pierangelo Panichi. Buonasera sindaco. Buonasera, grazie. Buonasera a tutti. Al fianco, in duplice veste, perché l'organizzazione è dell'Abmol, vero Gabriele? Gabriele Di Francesco, ciao Gabriele, anche direttore sportivo della MS Tina Focus. Poi ci parlerai anche, tu non sei stato in Albania, no. Ma la squadra è reduce dall'Albania, dove ha ottenuto il primo successo con Nicolas Marini. Saluto anche il presidente della SD Abmol, Ezio Ferriozzi, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, questi sono gli argomenti di questa sera, poi ovviamente li sviscereremo nel corso della prossima ora e 30 minuti. Ci fermiamo qua, non cambiate canale, un piccolo break pubblicitario e poi inizia il numero 13, a tra poco.
Glindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Glindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Glindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Glindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Glindex è a Manoppello, via Vallone 16. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più.
insieme, 21 e 12 minuti per chi ci segue in diretta, pronti a partire per questo 13° appuntamento con Velo, come detto durante l'anteprima, oggi prima giornata no della maglia rosa di Simon Yates sulle rampe di Prato Nevoso. Luciano, stiamo per vedere le immagini, oggi è arrivata finalmente la fuga, ci hanno provato praticamente tutti i giorni a farla arrivare, non era mai arrivata, oggi ce l'ha fatta, ha vinto Schachmann. Un po' ci dispiace per il nostro Cattaneo che sembrava potercela fare, non ce l'ha fatta, ha vinto Schachmann della Quick Step, fanno 5 vittorie dopo le 4 di Viviani, l'ultima proprio ieri in volata, davanti a Ruben Plaza, terzo Cattaneo. Poi però dopo un quarto d'ora sono arrivati Big, e sono arrivati con una sorpresa, perché per la prima volta la maglia rosa si è trovata a dover rincorrere Tom Dumoulin, che oggi sembrava particolarmente in forma e pimpante. Intanto queste proprio sono le immagini della fuga che poi arriverà, questo col numero 24 è proprio Cattaneo con Schachmann e Finkstein, che però poi si staccherà. Luciano. Sì, oggi finalmente è arrivata la fuga, tutti si aspettavano una fuga in questo giro, chi ha avuto il coraggio, chi ha avuto anche la determinazione per poter andarci in fuga, veramente oggi comunque doveva pure arrivare, perché questa poi una fuga che è nata dopo una ventina di chilometri, subito si è capito che il gruppo lasciava stare, in effetti sono arrivati ad oltre un quarto d'ora di vantaggio, quindi hanno gestito poi i fuggitivi in modo ottimale questo finale di corsa, dove abbiamo visto appunto il nostro italiano Cattaneo, dove ci si aspettava probabilmente una vittoria da questa squadra che obiettivamente tutti i giorni Landroni era stata protagonista con fughe e ha animato molto questo Giro d'Italia, quindi peccato per Cattaneo, però poi si è visto qualcosa che non ci si aspettava nella parte finale di questa tappa, un Yates in leggera difficoltà, un Yates che fino adesso aveva dominato l'Etna, Montevergine, Campo Imperatore, Prato Nevoso, tutti gli arrivi in salita erano stati appunto appannaggio dell'inglese, invece oggi obiettivamente negli ultimissimi chilometri, dopo un attacco di Froome e di Dumoulin, lo abbiamo visto un po' in difficoltà. Che cosa è successo? Un po' tutti se lo domandano, un po' tutti ce lo chiediamo, probabilmente secondo me e potrebbe essere una piccola crisi passeggeri. Sappiamo tutti che questo Giro d'Italia è stato funestato da bruttissime giornate di pioggia, freddo. Oggi invece su questo arrivo di Prato Nevoso c'era il caldo, lo aspettavano tutti, probabilmente a qualcuno ha fatto anche male, quindi Yates l'abbiamo visto un po' in difficoltà. Ecco, queste proprio sono le immagini che si riferiscono all'ascesa verso Prato Nevoso. Come vedete i Big sono ancora tutti uniti, tra poco ci sarà l'iniziativa di Dumoulin che manda in difficoltà Yates per la prima volta. Ma come mai? Ma è un giro un po' strano, normalmente. Tanto questo c'è lo scatto, il primo scatto è di Froome, che non fa la solita frullata seduto, ma si alza sui pedali. Beh, che cosa succede? Che è un giro un po' strano, è un giro dominato da Yates sicuramente, però più giorni passano e più questa classifica si accorcia, stranamente. Normalmente più tappe passano, normalmente si dovrebbe delineare una classifica un po' più chiara e più netta. Fino adesso sia la cronometro di martedì che appunto la tappa di oggi ha fatto sì che questa classifica, invece di allungarsi molto, si è accorciato di parecchio, quindi mi sembra anche molto più interessante. Io penso che nelle due tappe di domani, appunto quella la più dura del Giro d'Italia secondo me, quella di 185 km con l'arrivo a Bordonecchia, con salita importante del Colle delle Finestre, Sestriere, quindi sarà una tappa veramente decisiva e sicuramente domani sera avremo una classifica molto più allungata e molto più chiara e sapremo quasi sicuramente chi vincerà questo Giro d'Italia. Ti interrompo e poi faremo il riassunto anche, come si suol dire, delle puntate precedenti, delle tappe precedenti. A questo punto, Rocco, vengo dalla parte destra dello studio, almeno
rispetto alla mia visuale. A questo punto cos'è? Cambiano un po' le gerarchie, cioè diventa Yates comincia a non essere così più certo di vincerlo questo Giro d'Italia? Ma guarda, prima a telecamere spente dicevo appunto che secondo me il probabile vincitore era all'inizio e anche adesso è Dumoulin. Non dimentichiamoci che Dumoulin ha già vinto un Giro d'Italia. Yates sì, sta facendo dei numeri impressionanti, però è anche vero che se esaminiamo l'inizio del giro, sicuramente la condizione di Yates era migliore rispetto a Dumoulin. Dumoulin sta crescendo di volta in volta e oggi si è visto, perché vedendo le immagini, vedere un Dumoulin pedalare in questa maniera lascia intendere che il giro non è assolutamente finito. Una nota importante che prima ha detto Luciano, onore all'Androni che sta facendo un giro spettacolare, non a caso è una squadra che ha vinto la Coppa Italia e quindi è tra le professional, è quella che si sta mettendo in evidenza più di ogni altra, ad eccezione chiaramente di una Bardiani con il nostro Giulio Ciccone, con dei numeri importantissimi, e sono veramente molto felice per lui. Cosa con ci te aspetti? Poi parleremo anche della Ciclismo Cup. Sì, hai nominato Giulio, domani per Giulio sarà una tappa importante, sappiamo tutti che punta molto alla classifica del Gran Premio della Montagna, una tappa molto interessante con salite che si adattano veramente tanto al corridore di Chieti. Quante chance c'ha effettivamente Giulio per poter vincere una tappa, per veramente portare a casa questa maglia di Gran Premio della Montagna, Rocco? Ma sai, Luciano, tu mi insegni dalla tua esperienza che se hai un obiettivo che è quello della maglia, a volte vieni un po' penalizzato sulla vittoria di tappa. Non a caso due anni fa noi avevamo Damiano Cunego in maglia azzurra e l'abbiamo quasi obbligato a conquistare quella maglia, che poi perse la penultima tappa. E purtroppo se hai quell'obiettivo un po' sei condizionato nel dover attaccare per primo, sei condizionato a dover stare al vento per parecchio tempo e quindi un po' sei penalizzato. Certo. Per la vittoria di tappa, però chiaramente io personalmente auguro a Giulio di vincere la maglia, che è molto importante e resta negli anni nell'albo d'oro di un traguardo prestigioso come il Gran Premio della Montagna. Assolutamente, peraltro maglia azzurra in questo momento 91 punti per l'attuale maglia rosa Simon Yates, che ovviamente non indossa la azzurra perché ha la rosa addosso, 52 punti per Giulio Ciccone che è secondo. Domani ci sono tanti punti a disposizione, vedremo se il nostro Giulio ce la fa. Stefano, vengo da te adesso e ti faccio la stessa domanda, perché psicologicamente gli ultimi chilometri di oggi possono aver cambiato qualcosa? Sì, secondo me, allora, a parte che è un giro che mi sta affascinando, il Giro d'Italia ha sempre una magia, no? Però devo dire, condivido i pensieri di Rocco, nel senso, anche per il sottoscritto Dumoulin era favorito e sinceramente Yates è partito con una condizione di forma sinceramente molto più ad hoc rispetto agli avversari. Il giro è lungo, secondo me queste tre ultime tappe ce ne faranno vedere delle belle veramente sotto tutti i punti di vista, quindi aspettiamo veramente fino all'arrivo di Roma, perché potrebbero esserci secondo me delle belle sorprese. E nonostante Pozzo Vivo forse non ha una condizione strepitosa, non dimentichiamoci che dal punto di vista, come definisco io, della montagna, quindi è uno scalatore che vende cara la pelle, potrebbero esserci poi delle sorprese. Peraltro domani ci sarà il Colle delle Finestre, si farà nonostante c'era neve, ma il transito è regolare. Poi ovviamente l'organizzazione si raccomanda molto, per esempio, di non fare come, prendo le immagini dello Zoncolan, caro Luciano, come ha fatto il T-Rex allo Zoncolan, che insomma sarà anche simpatico, ha strappato un sorriso a tutti, però insomma probabilmente, ecco, di non fare il cretino sulla strada, perché domani insomma
Però era fuori, era sui campi, sì, non è che... Fuori... Però guarda quanto è enorme, guarda quanto è enorme, sì, devo dire, io l'ho ritagliata apposta, poverino, no? Questa immagine, perché è veramente eccezionale. Guarda, addirittura... Addirittura poi si accascia fuori dal sole. Va bene, questa era per strappare un sorriso. Gabriele, vengo comunque da te. Comunque ha fatto una prestazione atletica, perché correre in quella maniera non è... Con non quello scafandro da palombaro, correre per tutti quei metri, sì, dietro Froome non era semplice. Dicevo, potrebbe essere cambiato qualcosa e dire che invece dopo la cronometro avevamo detto, beh, è finito. Se Yates addirittura non perde tantissimo da Dumoulin nemmeno a cronometro, vuol dire che il Giro d'Italia è finito. Ma lui Yates ha dimostrato quella tappa che è andato via a 20 km dall'arrivo di avere una grande condizione. Ha fatto un giorno di riposo, come ha detto prima Luciano, pure le condizioni meteo ha influito tanto su questo corridore. Secondo me a oggi c'è Dumoulin che è l'uomo da battere. Dumoulin è l'uomo da battere. Questo è interessante perché tutti avete detto, Luciano, torno da te. Ma io non sono convinto. Tu non sei convinto. Io sono convinto. Però tutti hanno sempre detto Dumoulin è l'uomo da battere perché ha la cronometro. Adesso Dumoulin è l'uomo da battere passata la cronometro, il che vuol dire che qualcosa è cambiato. Ma è cambiato, giustamente la cronometro doveva dare delle sentenze e cambia anche tatticamente le corse dei corridori dopo la cronometro, cioè Yates dopo la cronometro deve fare un giro in difesa, prima della cronometro l'ha fatto in attacco, dopo la cronometro l'ha fatto in difesa. Dumoulin probabilmente ha corso sempre a ruota di tutti fino alla cronometro. Alla cronometro non è andato fortissimo, come dicevano i tecnici Rai quando seguo le trasmissioni, addirittura qualcuno aveva ipotizzato dai 2 minuti ai 2 minuti e mezzo che avrebbe dato Dumoulin a Yates. Ma tu ieri mi hai spiegato perché non poteva dargli tutto questo a distante. Me mi è sembrato strano perché facevo appunto un ragionamento con te ai miei tempi quando Moser vinceva le cronometro, il sottoscritto, se andavo piano, perché normalmente lo facevo piano, prendevo 1 minuto e mezzo, però se io lo volevo fare a tutta la cronometro, perdevo 1 minuto da un campione come Moser. Ogni 10 chilometri. Questo ogni 10 chilometri. Quindi adesso mi sono fatto un ragionamento, siccome Dumoulin sicuramente non è forte come Moser. E soprattutto Yates è molto, ma molto, molto più forte di Rabottini. Non può perdere 1 minuto ogni 10 km, ma ne perderà 20-25 secondi al massimo. Mi ero fatto questo ragionamento. Okay. Se andiamo a vedere, Yates ha perso, quindi i miei calcoli erano 25 ogni 10 km, erano 25-50, erano 75 secondi. Ha perso, gli ha dato 1 minuto e 15. Sì, quindi indicativamente il mio ragionamento era ci questo. Stava, la tua equazione ci poteva. Però io ho sentito addirittura delle grosse banalità dette da Cassani, il commissario tecnico, che i minuti si sprecavano a questa cronometra. Ma io, come... Sì, Yates non è un grande cronome, però è uno che aveva dimostrato di avere una condizione ottimale, quindi si poteva assolutamente difendere in modo molto decoroso, come effettivamente è stato. Poi voglio dire che una cronometro non è perché Dumoulin sia un campione del mondo, a un Giro d'Italia la cronometro c'ha un aspetto tecnico diverso. Io voglio ricordare che a cronometro il grande Marco Pantani vinse una cronometro al Giro d'Italia alla terza settimana, cioè significa che non devi essere cronometro, ma devi avere potenza addosso, e qui secondo me a cronometro si è difeso molto, ma molto bene. Poi per quanto riguarda la vittoria finale, io mi auguro che Yates possa conquistare questo giro, perché obiettivamente ha dimostrato su tutti gli arrivi in salita di avere qualcosa in più, anche a Sappada. E anche a Sappada addirittura ha fatto un grande numero,
E intanto ti propongono il commento tecnico al prossimo Giro d'Italia al posto di Cassani. Cassani non lo fa più come lo fa dopo, al commento al processo alla tappa lo fa Martinello, però però insomma noi ci proviamo a lanciare la candidatura. Non capisco assolutamente a questi ruoli, che sono ruoli molto difficili e molto complicati, e ci hanno anche tanti problemi questi, non è che ci mancherebbe. Però ritornando al Giro d'Italia, secondo me queste due tappe dirà molto, e mi auguro che lo vinca Yates. Questo certo. È il mio augurio. Rocco, l'equazione di Luciano è tutto sommato era giusta, ma non per dargli ragione, ci mancherebbe. Però forse effettivamente lo scarto a volte si tiene un po' troppo conto delle gambe e poco conto della testa, perché quando sei magari in maglia rosa poi non vale solo la mera matematica, le mere caratteristiche fisiche, forse la testa ti dà quel qualcosa in più che ha dato a Yates a cronometro. Beh, questo sicuramente, però come dicevo prima, che a quanto pare non mi vede d'accordo con Luciano, il discorso di Yates è che comunque ha interpretato questo giro fino adesso in una maniera strepitosa, e questo è indiscutibile. Avrebbe potuto guadagnare di più, forse un po' aspettato nelle tappe precedenti, però adesso la forma di Dumoulin è sicuramente in crescita, e a mio avviso già da domani, dopodomani, le parti si invertono, nel senso che Dumoulin proverà ad attaccare, e sono convinto che Yates avrà un bel po' da fare per difendersi. Ok, adesso apriamo anche un bel discorso, Rocco, perché il discorso della terza settimana al giro, se tu parti piano, poi effettivamente nella terza settimana hai qualcosa in più. Questi ragionamenti però, e apriamo il discorso Aru, con Aru non è assolutamente andato così dopo alla fine, perché lui era partito piano, si sperava una seconda settimana interessante, nella terza settimana doveva fare veramente scintille, faville, questa. Invece è partito piano, la seconda settimana è andato male, e nella terza settimana non so se finirà il giro. Quindi questi ragionamenti che sono cambiati nel ciclismo, perché i preparatori, il tecnico ti consiglia, poi ci vogliono le gambe poi alla fine, capite? E Aru, e apriamo la parentesi di Aru, cioè, guardalo, queste sono immagini, pedala veramente male. D'accordissimo con te, Luciano, però bisogna vedere se effettivamente Aru aveva intenzione di vincere il giro. Aveva intenzioni, le dichiarazioni sì, però a volte le dichiarazioni si fanno per delle circostanze che tu conosci molto bene, però vedere Aru in quelle condizioni a mio avviso non è da un podio da Giro d'Italia. E poi cosa si è innescato nella sua testa, cosa si è innescato cosa è successo con la sua preparazione, questo non lo possiamo sapere. Però vederlo in quella maniera, se qui stiamo a discutere di un Dumoulin che è secondo in classifica, è la condizione in crescita, è ben diverso da un Aru che è lontano, ma lontano minuti e minuti rispetto a un Dumoulin. Certo. Ma per aprirla la parentesi su Aru lo dobbiamo aprire, perché era il corridore italiano che più dava affidamento, Rocco. Adesso con questo corridore, un giro così devastante, dove andrà questo corridore a giustificare questa pessima prestazione? Beh, io non lo voglio condannare, perché assolutamente no. Conosci bene Saronni, conosci bene la squadra, quindi sono convinto che Aru già al Tour farà vedere qualcosa. E attenzione, ma non va al Tour, Aru. Alla Vuelta, perdonami. Vabbè. Già lì lo vedremo nelle primissime posizioni. E non solo, l'altro giorno dalle immagini già lui era intenzionato a ritirarsi, perché già con la sosta che fece, però qualcosa a livello di squadra
e ha fatto sì che ci fosse un ripensamento da parte di Aru, ma anche per onorare, insomma, il Giro d'Italia. Io ripeto, non conosco le dinamiche, non conosco cosa sia potuto accadere, però l'atleta è indiscutibile, quindi sono convinto che... Tu sei convinto che Aru da qui al prossimo anno, due anni, rivincerà un grande giro? Assolutamente, Luciano, assolutamente sì, perché ha la squadra che glielo permette, lo staff che glielo permette, e lui atleticamente non è un atleta finito. Però, tutto stavolta la testa, sì. Luciano, sai benissimo che condiziona molto il cambiamento, quello che dicevamo prima, e quindi secondo me poi l'atleta esce fuori, perché il carattere di Aru deve per forza uscire fuori, e secondo me già con la Vuelta. Però Aru, ancora vediamo una buona pedalata di Aru dall'anno scorso, campionato italiano, prima settimana di Giro d'Italia, poi non l'abbiamo più visto correre. Quest'anno ha corso pochissimo, ha saltato la Tirreno Adriatico, si è preparato tantissimo a questo giro, e Cecini qui è testimone. Ai nostri tempi, per preparare un Giro d'Italia, a volte si faceva tutte le classiche in Belgio, si andava al Giro di Romandia prima del Giro, 10 giorni di grosse salite e si arriva. Questi ragazzi qua probabilmente sbagliano pure qualcosa nella preparazione, magari avrà talento, tutto, però deve capire che deve anche correre, perché solo prepararsi poi alla fine non è che metti dentro, sì, metterai potenza, metterai qualità sul lavoro e tutto, però ritmo di pedalata, quando c'è da pedalare poi... Hai ragione, Luciano, però è pure vero che le corse sono cambiate e diciamo che un po' tutto il calendario, se andiamo a esaminare un po' le stagioni di questi ragazzi, iniziano a correre a gennaio e finiscono a fine novembre. È vero che hanno corso poco, però secondo me oggi con il ciclismo attuale il riposo, il recupero è ancora più importante rispetto a quello del ciclismo di qualche anno fa, penso io, poi ripeto, non essendo tecnico non lo so, però sono convinto che il ragazzo uscirà fuori entro fine stagione. Stefano, un tuo giudizio proprio su Aru, che abbiamo visto prima nelle immagini pedalare, ma quelle erano immagini dello zoncolan, perché a Sappada si è proprio perso, anche le telecamere lo hanno perso, tanto era indietro. Era lui la punta di diamante della UAE, che ha investito tanto su questo ragazzo, che insomma era andato al Giro d'Italia per fare un grande Giro d'Italia. È chiaro che la possibilità di riscatto ci sarà alla Vuelta, però... Sarà una delusione fino a questo momento. Diciamo che è un argomento delicato, perché io penso che tutti questi bei ragazzi, tutti questi nostri bei ragazzi sono patrimonio dell'Italia, e alle volte il ciclismo moderno impone dei ritmi veramente esagerati, e quindi penso che Aru sia e abbia dimostrato di essere un ottimo corridore. Sicuramente puntava a fare un Giro d'Italia come da protagonista. Purtroppo sappiamo che 3 settimane di Giro d'Italia sono impegnative. È partito, io penso, con delle problematiche già di base, sperando, come diceva Luciano, che col tempo, durante le settimane, potesse pian piano trovare la condizione. Nel ciclismo di oggi purtroppo non improvvisi più nulla. È cambiato il ciclismo, sono cambiate le squadre, sono cambiate tante cose, ma quello che a me fa più male è in generale non salvaguardare questo patrimonio che sono questi nostri ragazzi. E come si possono salvaguardare? Tocchiamo, penso, tasti delicati. Anch'io non sono un tecnico, io sono uno che ama il ciclismo, e vedere Aru così in sofferenza sinceramente mi rattrista, perché sicuramente non era il suo obiettivo. Come diceva Rocco, sicuramente se non fosse stato per ordine di squadra, io penso che psicologicamente lui si sarebbe fermato, e qui sicuramente la squadra ha imposto, tra virgolette, un dovere nei confronti del Giro d'Italia.
Secondo me anche psicologicamente non è più come il nostro ciclismo e quindi i ragazzi sono sottoposti a pressioni totali, la stampa, i mass media, la preparazione, il mezzo, l'alimentazione e tutto questo è un bene perché i tempi sono cambiati, però a livello ciclistico non puoi essere a 360 gradi sempre al top da gennaio alla Japan Cup. Sono d'accordo, però riprendo, allora faccio l'avvocato del diavolo, le parole di Luciano che dice sì, però non è che abbia corso tantissimo in questo 2018. E qui tocchiamo, secondo me, tasti delicati, nel senso non sappiamo veramente le condizioni, io dico fisiche, cioè vi dico questo perché anche noi col tandem, vabbè, lasciamo perdere la proporzione, però dobbiamo essere in sinergia, dobbiamo cercare sempre di stare, diciamo, al top. E anche... Ma dovete essere, perdonami, chiedo anche a Pier, dovete, Pier, essere al top più o meno la stessa condizione fisica entrambi allo stesso momento? Ma sicuramente devi essere nella stessa condizione anche di avere un peso adeguato tutte e due, perché è molto importante in un tandem un peso adeguato. Io sono partito l'anno scorso con 17 kg in più di come sono adesso, quindi penso che anche per Stefano è stato, all'inizio è stato molto, molto duro, perché quando uno è più di 100 kg e l'altro è, per dirti, 80 o 78, mi capisci che, certo, le difficoltà sono molto differenti. Chiaro che adesso io sono 86,5 e lui è sempre 78, 79, 80, già ci siete quasi. Quasi ci siamo, anche se mi mancano ancora quei 5-6 kg per essere quasi perfetti sul tandem. Però quando ci si prepara in un tandem, lo chiedo ad entrambi, tra un po' andiamo in pubblicità, bisogna essere anche a livello di condizione fisica più o meno allo stesso per ottenere un risultato, diciamo, livellati. Sì, è ancora più complicato perché uno da sé fa da solo e va bene. Certo. Quando si è in due, sì, devi considerare, non devi più considerare solo te stesso, ma giustamente devi pensare all'altra persona sotto tutti i punti di vista. Quindi chiaro che Pier è 1,85 m e ha trovato una guida di 1,85 m. Io ero un passistone e Pier era un passistone, quindi alla fine sicuramente questo ci agevola sotto tanti punti di vista. L'età un pochino di meno, perché è chiaro che non siamo più dei giovincelli, però la determinazione e la voglia di fare in questo progetto ti porta poi a essere veramente ancora con lo spirito di un ragazzo. Assolutamente, ci dobbiamo fermare per la prima volta per la pubblicità, però ringraziamo tutti quelli che ci stanno seguendo, non solo sul canale 14 e il digitale terrestre, e li ringraziamo anche sulle nostre pagine Facebook, ci state scrivendo, sono tanti i commenti, noi salutiamo tutti, se scorriamo, come vedete, sono tanti, anche il nostro amico Riccardo Clinco, lo salutiamo, Daniele Agostinelli, poi ci sono tanti, Alessandro Gentile, insomma siete tanti che ci state scrivendo, grazie, 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 ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, torniamo tra poco. La bicicletta è l'ombra di tante storie. La nostra, dopo anni di attività agonistica, si chiama Rabottini Cicli Sport. Se la bici è la tua passione, vieni nel nostro punto vendita. Da noi puoi trovare tutta la gamma Scott. Bici da corsa, mountain bike, e-bike, gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano, SRAM. Le migliori ruote in carbonio, Mavic, Fulcrum, Corima, Vittoria, Campagnolo, Zip. Abbigliamento personalizzato, Biotex, Ale. Scarpe da corsa, mountain bike e spinning. Sidi, Scott, Mavic, DT. Computerini, cardiofrequenzimetri e satellitari, Polar, Brighton, Mio Technology, occhiali e caschi, assistenza meccanica professionale, finanziamenti Agos. Inoltre, offriamo un vasto assortimento di bici e accessori per chi pratica triathlon, con scontistiche vantaggiose. Siamo a Marina di Città Sant'Angelo, in Viale Matrino 31. Seguici sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato sulle nostre offerte. Rabottini Cicli Sport, dedicato a chi pratica ciclismo e pedala con passione. You're the one. You're
stands apart. Where you go makes you who you are. Guess who's been to Arancuccine? Guess who's been to Arancuccine? Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo. Un vero campione ha controllo, stabilità e fiducia nelle sue scelte al fine di raggiungere tutti gli obiettivi. Per questo motivo crediamo nei nostri valori e li rendiamo visibili e percepibili. Farti vivere la strada in totale sicurezza, qualunque sia la tua meta. È il nostro scopo. Dal 1938 diamo massimo controllo ai tuoi istinti. Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano, in Corso Umberto 32, presso la ex Monti. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Eccoci rientrati, seconda parte di Velo per questa sera. Lasciamo per un attimo, ma ovviamente il Giro d'Italia ci seguirà sempre, perché sarà il filo rosso di questa, anche della prossima trasmissione, quando oramai i giochi saranno fatti, per parlare con Rocco della Fantini Nippo De Rosa, ma soprattutto è arrivato, adesso voi siete impegnati in Giappone, in questo che è l'ultimo anno di Damiano Cunego, Rocco, quindi è un anno particolare che ai noi non vi ha visto ai nastri di partenza del Giro d'Italia. Prima tu hai introdotto il tema Coppa Italia, Ciclismo Cup, insomma, innanzitutto cominciamo con il Tour del Giappone, dove Canola sta facendo bene, quinto posto se non erro oggi, è arrivato secondo nella volata dopo i tre fuggitivi. Sì, oggi guido, l'altro giorno secondo dietro a Greg Abbole. Apro una parentesi perché mi viene da sorridere, l'altro giorno con Greg Abbole prima di partire per il Tour del Giappone mi ha chiesto Rocco un po' di vino, gli ho detto ma ti sei dimenticato come si alzano le braccia, e l'altro giorno cavoli mi ha battuto Marco Canola. Gli ho rimandato il messaggio, il vino non te lo do lo stesso perché è battuto. Vabbè, scherzi a parte, sì, stiamo facendo bene in Giappone, chiaramente per noi è importantissimo fare
bene in quella gara lì. E attualmente Marco Canola è secondo in classifica, terzo in classifica, scusate, a qualche minuto. E mi auguro che insomma nella tappa di domani possa fare qualcosa di importante e arrivare al successo. Ecco, durante la Tirreno, Rocco, abbiamo imparato a conoscere questo Baggioli, questo ragazzo che si è messo in mossa, ha vinto anche la maglia di miglior scalatore, insomma un ragazzo che molti, probabilmente il grande pubblico non conosceva e che ha imparato ad apprezzare durante la Tirreno. Beh, dire che il grande pubblico non lo conosceva, insomma, qui chi segue il settore giovanile conosce bene Baggioli, conosce bene la famiglia Baggioli e conosce il fratellino Baggioli che ha vinto Terre Toscane al primo anno da dilettanti, cosa che penso che pochi ragazzi, insomma, chi è di settore, pochi ragazzi a un primo anno possa vincere una classifica internazionale come Terre Toscane. Noi lo conosciamo bene chiaramente perché l'abbiamo scelto, ci sta dando delle grosse soddisfazioni, lo stiamo tra virgolette blindando perché è un ragazzo a cui teniamo molto e mi auguro che insomma ci possa regalare qualche altra soddisfazione come quella della Tirreno Adriatico. E a proposito di Damiano Cuneo, insomma questo sarà l'ultimo anno, noi ci eravamo visti fine 2017, ci eravamo visti a Basto in quella che era stato un vernissage prima del nuovo anno, dell'inizio della nuova stagione, eccola qua. Sarà un anno particolare inevitabilmente per Damiano. Sì, qui beh, le immagini erano all'interno del nostro sponsor di Giraffa a Basto. Sì, hai detto bene, Damiano è l'ultima stagione, anzi dire stagione è un po' eccessiva perché già a giugno, fine giugno, lui smetterà e entrerà nei quadri dirigenziali di quella che è la nostra società. Dire di parlare di Damiano insomma è un po' scontato, non posso dire altro che non posso fare altro che ringraziarlo per l'esperienza, per la classe. Ricordiamoci che dopo Nibali è il secondo atleta ancora in attività ad aver vinto un Giro d'Italia. Eleganza pura, un uomo, un ragazzo eccezionale che io auguro anche ad altre squadre insomma di avere atleti del calibro di Damiano, ma sia sotto l'aspetto atletico ma come uomo. Luciano. Sì, volevo fare una domanda a Rocco. Giustamente torniamo un po' sulla grande amarezza della non partecipazione a questa edizione del Giro d'Italia, purtroppo lo dobbiamo tirar fuori questo argomento, ma per il 2019 come vi state muovendo appunto per far sì che giustamente voi possiate partecipare al Giro d'Italia? Ah, Luciano, è una nota sempre un po' continuare a parlare del mancato invito, ormai è acqua passata, noi come ben sai stiamo guardando al futuro e ci dispiace chiaramente, però dobbiamo prendere atto di questo e lavorare per poterci far invitare, questo è senza ombra di dubbio il nostro obiettivo per l'anno prossimo. Dire vincere la Coppa Italia, stare a dire una cazzata, è complicato, direi una cazzata, scusatemi il termine, perché vedere un Androni così forte è quasi impensabile, però ci proviamo, poi chiaramente il ciclismo non regala nulla, quindi tutto è possibile, rinforzare la squadra è l'obiettivo primario, stanno lavorando, io mi ci metto perché alla fine vuoi non vuoi mi coinvolgono e mi fa anche molto piacere che più delle volte sia Valentino, Gabriele Marchesani, Maurizio Formichetti e Francesco Pelosi insomma mi tengono informato perché la passione rimane, Luciano, quindi mi fa piacere. Stanno lavorando per allestire un ottimo team sia a livello di atleti ma soprattutto a livello di sponsor. L'entrata di Gabriele Marchesani con Valentino, c'è un'ottima intesa, c'è un'ottima sinergia, con Nippon è un rapporto nato da anni e quindi è un rapporto vero, legato da amicizia e quindi l'obiettivo, non mi nascondo a dirlo, ma come
la squadra, nel suo responsabile della comunicazione, ha sempre detto che l'obiettivo è Tokyo 2020 e noi dobbiamo arrivare a Tokyo 2020 pronti per ben figurare in Giappone. Giappone che per noi è importantissimo, è fondamentale anche per la nostra azienda, per noi il mercato giapponese è importante. Ti chiedo, Rocco, tu prima parlavi della Ciclismo Cup, ovviamente dicevi che con un Androni così è impensabile poter aspirare a quello che è un lasciapassare automatico alla partecipazione al Giro d'Italia. Noi la settimana scorsa abbiamo ascoltato, proprio durante il giorno di riposo, Gianni Savio, che invece aveva detto così è una cosa meritocratica, è una cosa buona per il ciclismo il fatto di potersi qualificare al Giro d'Italia. Quindi tu, secondo il tuo parere, lui parla per un interesse chiaramente sin troppo rilevante? Ognuno tira l'acqua al proprio mulino, certo, però non bisogna nasconderci, perché al Giro d'Italia ci si va e bisogna ben figurare. E io penso che se oggi un Androni è lì, si è meritato il posto, e lo stiamo vedendo. Lo stiamo vedendo perché ha una squadra competitiva, una squadra che sta onorando in pieno l'invito al Giro d'Italia. Quindi questo cosa voglio dire in questo? Che anche le altre squadre professional devono in un modo o in un altro cercare di potenziare i propri team. Questo è alla base. È difficile, perché oggi trovare atleti si fa sempre più fatica. Se andiamo a vedere nelle categorie minori, noi cerchiamo di creare delle sinergie con team under 23, però si fa sempre più fatica, perché ragazzi non ce ne sono, sono sempre meno, e quindi trovare un nuovo Nibali, un nuovo Aru, un nuovo Viviani, si fa veramente molta fatica. Ecco, secondo te, Rocco, quanto è ampio il gap? C'è tanto, ci sono società che lavorano bene nel settore giovanile, ne cito alcune, Umberto, Colpac e tanti altri, ma così come le Team Continental, perché qui c'è Gabriele, ma con una squadra allestita di giovani ce ne sono, però signori, alla fine se qualche anno fa davamo uno sguardo a quelle che erano le classifiche degli Under 23, e correggetemi se sbaglio, vedevamo 10, 15, 20 ragazzi con 3, 4, 5 vittorie. Oggi è difficile trovare ragazzi di quella portata. Quando 5, 6 anni fa facemmo la squadra, allora Vini Fantini, Guardini per dire, no? Sì. Guardini da Under 23 fece ben 11 vittorie. Ma posso continuare a citare altri atleti? Oggi è difficile trovare un ragazzo plurivittorioso che possa darti una certa garanzia anche nel settore professionisti, nel campo professionistico. È sempre un'incognita che comunque vai a pescare, dare fiducia, cercare di tenerlo e farlo crescere. Però oggi quante squadre professional hanno del tempo, dei soldi da poter spendere per poter far crescere i ragazzi? Oggi, signori, andare a un giro, andare a fare una Coppa Italia, devi avere la certezza, la garanzia che quei ragazzi ti portano risultato. E non è semplice, perché è vero che vogliamo una squadra di giovani, ma poi i giovani devi dare il tempo di poter crescere. Certo. E se non dai il tempo di poter crescere, li bruci. Gabriele, insomma, la situazione che ha descritto Rocco non è proprio idilliaca per quanto riguarda il futuro dei giovani italiani. Per un team Continental immagino che ad un livello inferiore sia più o meno la stessa cosa. Ma un team Continental viene fatto sulla base di squadre che non riconfermano certi corridori. Automaticamente ti devi adattare un po' a mettere su, come si suol dire, una squadra che nello stesso tempo vai alle gare per ben figurare. Ha ragione Rocco che non ti dà tempo di crescere,
perché bene o male qua è tutto, come si dice, il cane che si morde la coda, perché se non fai il risultato non ti invitano alle gare, se non vai alle gare, non hai risultati, e quindi è tutto un giro di parole e di chiacchiere. Scusate un attimo, il caso di Cattaneo, è un ragazzo che ha vinto un Giro d'Italia, Under 23, è passato una squadra Pro Tour, fermo, dopodiché è stato rimbalzato, rischiando di restare a piedi, grazie a Gianni Savio, è tornato alla ribalta, però sono passati anni e anni e anni. Certo, ma diceva uno spettatore da casa, ma è anche il fatto che mancano delle scuole di ciclismo su cui la federazione non investe? Assolutamente sì, perfettamente ragione. E il problema è investire, torniamo sempre allo stesso discorso. Poi una volta tu dicevi, Rocco, adesso i corridori vengono 2-3 corse massimo, ma adesso non ci sono nemmeno più le corse. E in Italia ci sono la domenica 2-3 corse. Ai miei tempi io in una stagione ho vinto 17 corse, in una stagione. Ma io ero uno dei 20esimi corridori in Italia, perché c'erano corridori che vincevano delle case 20 corse, Verza 21 corse, ma c'erano le corse pure. Adesso le corse obiettivamente in Italia ci sono, la domenica se tutto va bene ci sono 3-4 corse, a volte ce ne sono una. È che un corridore può vincere, quindi cioè, non è che... Hai centrato perfettamente, Luciano. Non ci sono più le corse. Il problema è questo, perché il discorso dei giovani, noi quest'anno in squadra abbiamo Cima, l'anno scorso vincitore della Roubaix Under 23, sì, tra i migliori dilettanti, però questo ragazzo bisogna farlo crescere, non posso stare lì a dargli pressione per cercare di ottenere delle vittorie, il ragazzo deve crescere, assolutamente, Zaccanti, un altro ragazzo, cioè stiamo parlando dei migliori Under 23 nel panorama, no? E quindi purtroppo se non fai così... rischi che il ragazzo smette e lo vai a bruciare. Siccome tra un po' ci lascerai, Rocco, allora, troppi soldi al calcio, una miseria al ciclismo, e ci meravigliamo pure, federazione, fai qualcosa, il ciclismo in Italia potrebbe poi essere... Io volevo rispondere un attimo a tutti questi che ci scrivono della federazione, perché probabilmente il ruolo della federazione, i telespettatori ancora lo capiscono, la federazione non è altro che un organo di controllo di tutto il movimento delle società di base. Non c'entra relativamente la federazione, cioè le società di base che dovrebbero promuovere, dovremmo fare più corse, però adesso anche fare le corse diventa molto più complicato. Tu vuoi fare una corsa dilettantistica, ciclamatoriale, ma per un permesso, per le strade con le buche, ti devi prendere delle responsabilità. Cioè il nostro sport in questo momento sta attraversando una crisi di identità, anche perché le problematiche sono tantissime, non è solo un fatto, c'è una crisi, i ragazzi si avvicinano sempre meno a questo sport, perché adesso le proposte sportive anche nei ragazzi ce ne sono tantissime, una crisi di vocazione, se vogliamo dire così, e quindi le problematiche non possiamo attaccare solo la federazione, perché la federazione poi ci scrivono perché il calcio fa la parte del leone e anche gli operatori commerciali danno al calcio e basta. Quindi diciamo che preferiscono investire magari maggiormente su uno sport che probabilmente, non lo so, fino a che punto è vero, perché invece ci sono degli indicatori che ci dicono tutto il contrario, però preferisco investire sul calcio e magari da un ritorno calcio più immediato. Il calcio è diverso dallo sport del ciclismo, il calcio è organizzato dalla federazione gioco calcio, il campionato di Serie A è organizzato dalla federazione, Serie B, Serie C... Tutti i panorami dei campionati è organizzata dalla federazione. Nel calcio, nel ciclismo no, il ciclismo è organizzato dalle società di base. Chi è che fa ciclismo lo fa, quindi sono gli imprenditori che si avvicinano a questo sport e fanno attività. Quindi non lo deve fare, non lo può fare la federazione, lo deve fare le società di base. E purtroppo, siccome in questo momento abbiamo anche una crisi economica sul territorio, adesso andare a reperire per fare una corsa di categoria lieve ci vuole 5.000 euro, per fare una corsa dilettante ce ne vogliono 15, quindi andare a prendere 10-15.000 euro in questo momento dove lo troviamo? Quindi certo, le problematiche intorno a questo sport probabilmente non è solo un fatto di atleti che devono crescere, non crescere,
È un problema diciamo strutturale. A 360 strutturale. Gradi. Rocco, prima di salutarti ti chiedo, come te lo immagini Damiano Cuneco dall'altra parte, senza la bicicletta sotto il sedere e magari con una sedia? Ti toglierà la poltrona, davanti. Rocco. Quello sicuramente. No, a parte gli scherzi, noi già l'anno scorso lui fece dei meeting in azienda da noi, dalla De Rosa, sì, presso le aziende appunto degli sponsor. Lui lo vedo molto indirizzato su un quadro dirigenziale, perché è una persona molto riflessiva, sì, chiaramente intelligente, e secondo me può fare molto bene, perché non è impulsivo, riflette e ha esperienza. Complimenti a Rocco Menna, a Nippo Fantini, Europa Mini, continuate così, i risultati presto arriveranno. Noi ti ringraziamo Rocco per essere grazie stato con voi. Noi, un applauso, grazie a Rocco Menna. Grazie. E allora adesso il solito spazio con la rubrica di Davide Petrini, Luciano, visto che siamo, insomma, si scaleranno, soprattutto domani c'è un tappone alpino che te lo raccomando, ci vediamo la clip del nostro amico Davide Petrini. Tanto giro 2019, Nippo Fantini vince il giro, ti scrivono, Rocco, puoi fare tutti gli scongiuri che vuoi. Chi è? Ha scritto il nome? No, non l'ha scritto, però magari te lo facciamo sapere. Dicevamo, visto che ci sono tante asperità, ci vediamo alla rubrica di Davide Petrini, pedalare in salita, vediamo. Qual è la cosa che spaventa più di tutti un ciclista? Questo è semplice, questo è facile. Dai, è la salita. La salita per i ciclisti è un po' come un demone. Cioè, tutti sono curiosi di arrivarci, ma tutti sono allo stesso tempo timorosi di affrontarla. La salita, in sostanza, o la montagna, se così la vogliamo chiamare, che più o meno è sempre la stessa cosa, perché le montagne senza salite, amici miei, non esistono. Però la cosa bella della salita è che è la sfida dell'uomo contro la natura, contro le leggi che regolano il nostro vivere all'interno del globo terracqueo. La fisica, e affrontare appunto una sfida come quella di affrontare diversi chilometri in bicicletta, magari nel bosco, magari a temperature molto rigide come quando magari si va appunto sopra le Alpi, oppure sotto il sole cocente dei Pirenei. Insomma, la salita per i ciclisti è uno spauracchio, tanto bello da toccare ma tanto pericoloso, perché considerate grandi imprese sono fallite proprio in montagna, oppure tante altre sono invece riuscite proprio perché si è affrontata la montagna nel modo giusto. La montagna il ciclista di solito la studia ancor prima di averla vista. Pensate ad esempio a un ciclista professionista che si trova ad affrontare per la prima volta un grande passo alpino come il Tonale, su cui sono stati scritti libri e libri di storia del ciclismo, da Coppi ai giorni nostri. Pensate, un ciclista professionista si mette lì, studia la planimetria, studia l'altimetria, studia le pendenze, i tornanti, eccetera. Ancor prima di aver visto la salita, il ciclista sa già quali sono i pezzi più duri, sa già dove può tirare un pochino il fiato, sa già come, diciamo, affrontare a grandi linee quella salita. Poi però arriva il momento in cui anche il grande professionista, anche solo per provarla, anche solo per allenamento, si troverà di fronte a un muro, al muro della natura, a un muro di dolore, perché la montagna e la salita sono dolori. A quel punto non conterà più niente quello che ha studiato, perché quando si arriva in salita è vero che conta il corpo, è vero che contano le gambe, contano i polmoni, conta il cuore che spinge il sangue dentro il nostro corpo, ma conta tantissimo anche la testa. Aver studiato prima la montagna vuol dire sapere esattamente quando spingere sui pedali e quando invece rilassarsi. È impossibile che in una grande tappa alpina di 180-200 km un ciclista professionista possa arrivare a tutta ad una salita e fare gli ultimi 20-30 km di salita a tutta, cioè questo è impossibile. Le salite si affrontano
e le grandi montagne si sfidano se c'è alle spalle una grande preparazione mentale e una consapevolezza di se stessi. La montagna non fa prigionieri. Affrontare una salita in montagna, uno strappetto, quello che è, insomma, anche la salita del vostro paesello, senza la giusta consapevolezza, può essere deleterio, sia per un semplice allenamento, sia per una gara di professionisti, per una gara di amatori, quant'altro. Ci sono salite storiche che hanno piegato in due fiori di campioni. Quindi, ragazzi, se anche voi avete intenzione di andare a fare una gran fondo sull'Appennino, sulle Alpi, all'estero, e questa gran fondo prevede una grande salita, studiatela molto bene, perché da come imparerete a capire la salita e la montagna, sicuramente riuscirete poi in gara a dare il meglio di voi. Non fate l'errore di andare lì belli fresconi a dire sì, vabbè, salgo del mio passo. Non sempre questo è vero, perché in molte gran fondo il dislivello è un dislivello atroce, e conoscere magari i pregi e i difetti di una salita in relazione alle nostre caratteristiche è sicuramente indispensabile. Altro consiglio che vi do, e poi chiudo, ve lo prometto: lavorate, quando vi troverete a affrontare grandi salite, grandi dislivelli, anche sulla vostra forza mentale, perché le grandi salite si affrontano sì con le gambe, sì con il cuore, ma soprattutto con la testa. Bene ragazzi, basta col pippone, ci vediamo al prossimo giro, buon allenamento e alla prossima, ciao! La bicicletta è l'ombra di tante storie. La nostra, dopo anni di attività agonistica, si chiama Rabottini Cicli Sport. Se la bici è la tua passione, vieni nel nostro punto vendita. Da noi puoi trovare tutta la gamma Scott: bici da corsa, mountain bike, e-bike, gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano, SRAM, le migliori ruote in carbonio, Mavic, Fulcrum, Corima, Vittoria, Campagnolo, Zip, abbigliamento personalizzato, Biotex, Ale, scarpe da corsa, mountain bike e spinning, Sidi, Scott, Mavic, DT, computerini, cardiofrequenzimetri e satellitari, Polar, Brighton, New Technology, occhiali e caschi, assistenza meccanica professionale, finanziamenti Agos. Inoltre, offriamo un vasto assortimento di bici e accessori per chi pratica triathlon, con scontistiche vantaggiose. Siamo a Marina di Città Sant'Angelo, in Viale Matrino 31. Seguici sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato sulle nostre offerte. Rabottini Cicli Sport, dedicato a chi pratica ciclismo e pedala con passione. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più.
Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Rientrati, ultima parte di Velo per questa sera. E allora Stefano, torno da te, da voi, perché insomma, innanzitutto prima abbiamo visto la divisa che tra un po' rivedremo magari inquadrata. La saluto, la ringrazio già da adesso la nostra Silvia Gentili alle camere, così come Maurizio Dawin in regia. Insomma, sabato si corre questo campionato italiano di paralimpico nella nostra regione e noi siamo particolarmente onorati. Innanzitutto spiegateci con quali aspettative. E anche Piero, ovviamente. Sì. Innanzitutto permettimi di salutare tutti gli amici abruzzesi. Io ho un filo di amicizia che mi lega dalla Valtellina all'Abruzzo. Luciano, con cui correvo insieme, Giuliani, Masciarelli, non vorrei dimenticare tutte le persone che poi sono venute a Livigno a fare quota, quindi da Matteo, Roberto De Patre, Danilo, Ruggero, che è un carissimo amico, Marzoli, anzi che come è un fratello per me, perché Ruggero ci si conosceva da quando lui era allievo, è un rapporto proprio di amicizia profonda. Quindi Gabriele, Germano, Fabrizio Orlando, scusate, ma sì, tutti sì, gli abruzzesi, c'è proprio un legame veramente di amicizia, quindi li saluto e anzi invito tutti sabato a farci veramente tifo, perché abbiamo bisogno di voi. Beh, dalla lista che hai fatto, il tifo, se vengono tutti, caro Stefano, avrete una curva. Però poi, come mi chiedevi, per quello che riguarda, diciamo, proprio il risultato, chiaro, si parte sempre, nonostante l'età, con l'obiettivo principale, quindi il nostro obiettivo è riuscire a vincere la maglia tricolore. Sarà difficile, ma non impossibile, e la determinazione che ci contraddistingue penso che ci darà una grossa mano. Ma al di là del risultato finale, la cosa più bella è essere qua con voi, poter raccontare del nostro progetto, che è un progetto veramente particolare che va al di là del progetto sportivo. Ok, tra un po' ci dici anche il progetto, però io a Pier volevo chiedere come è nata questa connection e come va avanti. Insomma, immagino che ci sia una simbiosi del tandem, ma ogni tanto si discute anche mentre ci si allena, mentre si corre, magari da dietro gli danno scappellotto. No, scappellotto di sicuro no, si discute parecchio, perché alla fine sei come una...
come una coppia di sposati alla fine, perché devi condividere tantissime cose e litighiamo anche spesso, perché non c'è da dire che si litiga anche spesso come le coppie, come ti dicevo prima, e quindi ci sono sempre delle piccole... Non esagerare, no? I nostri telespettatori vanno a pensare male. Ho detto non pensate male, sono piccole scaramucce che in bicicletta, nient'altro. Certo. Su che cosa? Sui metodi, sul chilometraggio, su che cosa? No, sui metodi, sul chilometraggio, però ci sono devi essere sempre in simbiosi sul tandem in qualsiasi cosa, quindi abbiamo... Il tandem è la disciplina più difficile nel ciclismo, perché bisogna veramente richiede la sincronia, sì, una sincronia totale sia del pilota che di chi sta dietro, quindi ci vuole anni e anni di lavoro, esatto. Anni e anni di esperienza, esatto. Per voi probabilmente questa coppia che è nata da poco, ci avete ancora tanta strada da fare, ma dovete ancora lavorare molto. Noi vi auguriamo appunto che da Francavilla venga un risultato importante, per far sì che poi sia anche di motivazione e di continuare appunto a fare delle ottime prestazioni. Ci sono degli impegni anche internazionali molto importanti per voi, e ci potrebbe essere le Olimpiadi, quindi noi vi auguriamo veramente di poter iniziare già da Francavilla sabato prossimo un progetto che poi sia vincente per tutte e due. Ecco, questo grazie, che ho in mano, Luciano. Grazie, Luciano. Ragazzi, grazie. È uno dei tanti cartelli che avete portato, ne avete tanti lì e vi ringrazio ovviamente di averli portati. Sport da un altro punto di vista, Team Tandem. Vediamo alle mie spalle anche il progetto, che tra poco vedremo anche attraverso delle slide. Ma che cosa vuol dire? Ecco, spiegateci meglio e poi spiegateci anche quei cartelli che li ha fatti, perché giustamente è giusto che gli autori vadano citati. Certo, allora, il progetto nasce da un gruppo di amici, perché noi siamo un gruppo di lavoro, o meglio, il progetto è partito da un sogno di Pierre, che è quello di partecipare alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, sì. Quindi questo è il nostro obiettivo, Tokyo 2020. Il suo sogno è diventato il sogno del Cecio, certo. Che sono diventato la sua guida, e poi il nostro sogno è diventato il sogno di Tony Supino, che è il nostro educatore, che si rivolge alle scuole, quindi facciamo un percorso a livello socio-educativo, e abbiamo coinvolto Pietro Ilarietti, che è il quarto membro di questo gruppo di amici, che è il presidente, l'uomo della comunicazione. Poi abbiamo coinvolto la Claudia Cecini, che è un'educatrice, ma la cosa più bella è che nel nostro gruppo è entrato per noi già un primo successo, che è quello di inclusione, ovvero Samantha Pini, che per voi è solo un nome e un cognome, per noi è una ragazza ipovedente come Pierre, che in Valtellina stava vivendo come tutti i ragazzi con disabilità un periodo particolare della sua vita, e noi l'abbiamo coinvolta in questo progetto sportivo e sta cominciando a pedalare in tandem con noi. Quindi un progetto che sta allargando i propri orizzonti, quindi dal punto di vista sportivo, socio-educativo e territoriale, con una sinergia Mortirolo-Lanzarote. Infatti il team si chiama Team Mortirolo Lanzarote. Esattamente, peraltro alle vostre spalle c'è anche il backdrop, che prima abbiamo detto Mortirolo Lanzarote non è che c'entrino granché, voi ci avete messo anche Tokyo, Mortirolo Lanzarote, praticamente tre estremi totalmente differenti. Tokyo è l'obiettivo, Mortirolo Lanzarote. Mortirolo, peraltro, caro Stefano, parte evidentemente da una impresa vera e propria che tu hai realizzato nel 2016, la puoi spiegare? Perché più che impresa direi è stata una festa. Ok.
perché è stata anche lì, abbiamo voluto, tornando al discorso del territorio, di legare delle belle manifestazioni col territorio, con un amico israeliano che l'anno prima ho accompagnato durante l'Everesting dello Stelvio, Everesting quindi il raggiungimento degli 8848 metri, della quota Everest. Esatto, fatto sullo stesso segmento, salita e discesa, sì. Per un totale di... Quindi con questo amico che poi mi ha coinvolto dicendo ma Ceccio, tu in Valtellina, sai, sei un ex ciclista, potresti fare qualcosa per la tua terra? E dico, io non farò mai una cosa del genere, perché scusami, siete fuori di testa voi che fate questo Everesting. E poi è proprio vero che mai dire mai nella vita. E invece lo hai fatto. A distanza di nemmeno un anno, vabbè, dico, se devo fare qualcosa lo faccio dove? Penso come voi qua a Passolanciano, o Blockhaus. Luciano, quindi dico, facciamolo sul Mortirolo, e quindi ho scalato 8 volte il Mortirolo, però con una particolarità. In quante ore 8 volte il Mortirolo? 22 ore, quindi 22. Me la sono presa con calma, Luciano, cioè, sai bene sì, che sì, la scalata del Mortirolo, per chi pedala, un ciclista di un ottimo livello lo può fare in un'oretta e un quarto. Io me la sono presa con calma, anche perché mi facevo accompagnare ogni volta da un gruppo di amici, quindi è stata veramente una festa, dove in cima facevamo la foto, ringraziavo gli amici, si scendeva, cambiavo però la dobbiamo divisa. Sottolineare in 22 ore l'hai fatto 8 volte il Mortirolo, senza fermarti mai, praticamente. Quindi è un'impresa sportiva. Sì, uno, facciamolo piano, facciamolo un po' più forte, però sempre 8 volte. Sempre 8 volte sono! È come fare 8 volte in una giornata il Blockhaus, che mi sembra un'impresa veramente molto complicata, insomma. Ecco. Complicata, ma non impossibile. Sì, quindi... perché poi le salite, se vanno fatte piano, si possono fare tutte. Esatto. Certo. Il problema delle salite è farlo a ritmo veloce, quindi, esatto. Però fare 8 volte il Mortirolo, vi posso garantire che è un'impresa Luciano, veramente il campionato italiano lo fate una volta sabato, vero? Solo meno male tieni presente, Luciano, che quando ero un corridore il Mortirolo, io abito a 5 km al Mortirolo, lo facevo solo una volta, sì. Il mese di luglio, quando poi arrivavano i mesi caldi, dove io praticamente mi trovavo a mio agio e cominciavo a pedalare. Quindi fino a luglio lo salutavo sempre, a metà luglio facevo una volta la scalata e dopodiché per me rimaneva una volta all'anno. Se ne riparlava luglio l'anno seguente. Dopo. In una giornata l'hai fatto 8. Ma non... Allora, chiudiamo la cosa... In quell'anno io l'ho fatto 66 volte, perché il mio anno di nascita sì. È 1966, e quindi ho deciso di farlo 8 volte in un giorno e 66 volte in tutto l'anno. Io sono un applauso. Lasciamo stare. Grazie. Bravo. Comunque, ragazzi, prima di passare ovviamente in Val Vibrata, vogliamo dire, insomma, chi ha realizzato, vogliamo parlare un attimo velocemente del perché queste divise, perché sono fiorate, e poi chi ha realizzato questi manifesti. Allora, le divise fanno parte del nostro team, che è un po' un team crazy. E tornando al discorso territorio, abbiamo trovato un'azienda in Valtellina, in Italia, che è la Crazy Idea, e quindi ho detto, dobbiamo tassativamente associarci a questa azienda, che è Crazy come noi, e quindi è un'azienda che ha dato una massima disponibilità, e ad esempio per sabato ci ha creato appositamente questa tenuta gara, questo body, dove, questo ci tengo, noi tra tutti gli sponsor, amici che ci sostengono, sensibilizziamo sul discorso della sicurezza della strada. Un metro e mezzo di distanza, ovviamente, esatto, dai ciclisti che percorrono le strade. Mentre questi capolavori sono stati effettuati dalle scuole di quinta elementare del comune di Tirano, dove noi stiamo sviluppando questo progetto, che è partito a Grosio in cinque classi, e adesso l'abbiamo riportato praticamente col nostro Tony Supino, che è l'educatore, a Tirano nelle quinte elementari, perché noi pensiamo che i bambini di quinta elementare sono i bambini, diciamo, più consoni per poter assorbire. Facciamo vedere qualche facciamo vedere qualcuno. Ringrazio sport da un altro punto di vista. Certamente il vostro la squadra fa squadra. Non dimentichiamoci, quinta elementare. Bravi ragazzi, facciamo un applauso, bravissimi, dai.
Bene, 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 bene. Cosa ti perdi se lo sport non lo fa? Insomma, bravi, bravi ragazzi, veramente una bella, bellissima iniziativa. Va bene, va bene. Complimenti ragazzi, ovviamente in bocca al lupo per sabato, poi ovviamente ci salutiamo, ma andiamo in Val Vibrata, dove il 9 giugno, quindi c'è ancora un po' di tempo, ma l'organizzazione so che Gabriele freme e ferve, ci sarà la prima Coppa Ancaria, che è anche campionato regionale per amatori. Innanzitutto Gabriele, per onore di ospitalità io partirei con il primo sindaco. Cittadino di Ancarano, sindaco, perché questa comunque è un'organizzazione e un evento che dà lustro ciclistico ad una zona, la Val Vibrata, se mi permette, che comunque con il ciclismo ha un feeling molto particolare. Sì, devo dire che comunque per noi è molto importante poter appunto avere questa occasione, e per questo motivo voglio ringraziare Gabriele ed Ezio, i nostri concittadini che appunto stanno dedicando tantissimo tempo insieme alla SD che loro rappresentano, proprio affinché ci sia questo sabato 9 giugno, che sarà una bellissima giornata di sport e di festa per il nostro paese. Sono eventi che devono essere sostenuti proprio perché rappresentano anche l'opportunità della promozione della nostra comunità e del nostro territorio, ed è un evento che noi abbiamo ben volentieri patrocinato proprio perché rappresenta l'impegno che l'associazione, che Gabriele ed Ezio hanno messo in questo appunto, in questa organizzazione. Quindi siamo veramente lieti e felici di poter trascorrere questa giornata dove sarà promossa una gara molto importante, poi tra l'altro con una categoria decisamente anche rilevante, che comunque può dare il via a una bellissima stagione di sport. Tra l'altro Ancarano ha vissuto negli anni 20 già una coppa intitolata proprio Coppa Ancaria, infatti con loro si era parlato di questa opportunità, ed era una gara che coinvolgeva tra l'altro tutta la parte partiva da Ancarano, arrivava addirittura a Teramo, Martignano, Ascoli Piceno, la Valtronto, e tornava appunto ad Ancarano. Poco prima si parlava dell'impegno e della fatica dei ciclisti, sicuramente quella era una gara decisamente importante, decisamente rilevante. Quindi oggi si è anche inteso ripartire da quel periodo lì e riproporre un qualcosa di storico, un qualcosa di sportivo che comunque richiama una tradizione ancaranese. Gabriele, sarà una bella giornata, so che i preparativi sono tanti, so che stai facendo le cose in grande, molto molto bene, che chi verrà ad Ancarano il 9 giugno troverà una grande manifestazione, insomma ce ne vuoi parlare anche magari per chi non lo sa, ripercorrendo quale sarà il percorso, descrivendo quale sarà il percorso. Ma il percorso è un po' duro, un po' duretto, perché sapendo bene che Ancarano è messo sopra una collina, quindi di conseguenza dobbiamo andare sia in salita che in discesa. Una prova di campionato regionale non poteva essere talmente un po' facilina, praticamente. E niente, come i preparativi, Jacopo, stiamo facendo una bella cosa. Ci sarà una diretta in televisione, grazie anche a TV6. Poi stiamo vedendo di fare tutti i minimi particolari per sviluppare questa gara. Già abbiamo detto, anzi ringrazio anche Mauro Marrone che ci ha dato l'opportunità di fare questo campionato regionale come prima prova della Coppa Ancaria. Poi stiamo vedendo anche di fare una Gran Vondo, come vediamo in marchio su Monzon, che sarebbe Stefano Giuliani, di fare una Gran Vondo l'anno prossimo. Si parte sempre da piano e poi dopo mano a mano si cresce. Il percorso, non so se Ezio vuole descrivercelo un po', quale sarà il percorso e insomma descriverci che cosa troveremo il sabato 9 giugno a Ancarano. Il microfono. Sì, il percorso: si parte da Ancarano, si fa Madonna della Carità, più si scende giù per Torano Nuovo, poi Villa Bizzarri, si riscende per Ancarano e si fa l'arrivo. Insomma, però Gabriele diceva che non è un percorso facile. No, è un percorso duro, un po' duro, è avvallato, diciamo, è un po' duro, però... Con delle asperità che potrebbero essere... No, sarà il
4-5% le salite, non sono di più. Però magari sono fatte salite di... potrebbero dare luogo a qualche sommovimento. Sono percorsi che, come ripeto, sono nervosi, che fanno parte, logicamente non si arriveranno in volata, si arriverà un gruppetto di 7-8, come può arrivare un corridore solitario, come può arrivare i 10 corridori in volata. Dipende, la corsa la fanno i corridori, certo. Dipende da come viene tirata. Gabriele, con te invece, mentre stiamo per vedere tra poco i prossimi appuntamenti, con te volevo un paio di battute. Tu non sei stato al Tour di Albania, ma è arrivata la prima vittoria per la vostra squadra con Nicolas Marini. Sì, è una vittoria che... A seconda tappa del Tour di Albania, peraltro ci sono stati altri due podi con... Riccardo Stacchiotti e con lo stesso Marini. Con lo stesso Marini. È una vittoria un po' che aspettavamo, perché lì al Coppe Bartali ci siamo andati vicino con Federico Zurro, la tappa di Crema Core, che è caduto a 2 km e 200 metri d'arrivo. Era in settima posizione, è caduto il quinto e lui è caduto. E niente, praticamente è arrivata questa vittoria. Complimenti a tutti quanti, a tutta la squadra. Complimenti a Stefano, che ha fatto soprattutto un buon lavoro. Creare un team con un mese e mezzo e portarli a questi livelli non è facile. Certo, assolutamente. Noi siamo quasi in chiusura, diamo il tempo alla regia ovviamente di posizionarsi sui prossimi appuntamenti, caro Luciano, perché saranno parecchi, non tantissimi. Il 26, sesto trofeo San Lorenzo Vini, gare cross country per il fuoristrada a Castilenti, provincia di Teramo. La prima crono sul mare a Francavilla al Mare, multicategoria da allievi. E poi ovviamente per il ciclismo paralimpico, lo vedete, campionato italiano di ciclismo paralimpico su strada, prova a cronometro. Ovviamente qui abbiamo due che saranno, speriamo, degni protagonisti, sicuramente lo saranno a questa prova del campionato italiano. Tra poco vi salutiamo. Gli appuntamenti con Velo, per chi, insomma, giovedì alle 21 in diretta, e se vi mettete adesso all'ascolto è rimasto poco, però non vi preoccupate, perché a l'una c'è la prima replica, domani alle 17:20 c'è la seconda replica. In questo momento siamo in diretta per gli amici del Molise anche sul canale 606 del digitale terrestre, oltre che su 14 per la regione Abruzzo. Domani per gli amici del Molise alle 20:50 cambiamo canale del digitale terrestre, andiamo sul 12 su Telemolise 2 a partire dalle 20:50. Io saluto e ringrazio tutti gli ospiti. Luciano, c'era Stefano che ci voleva. Sì, Stefano, perdonami. Una gentilezza, visto che abbiamo tanti amici abruzzesi, vi chiederei gentilmente se potete andare sulla nostra pagina. Come Facebook, no? Team la Mortirolo Lanzarote. Prima l'abbiamo intravista, quindi la vediamo. Perché abbiamo bisogno di raggiungere un certo numero di mi piace. Eccola qua, la pagina. Quindi, Team Mortirolo Lanzarote, mettete mi piace, mi raccomando, già a partire da questa sera, perché insomma ce n'è assolutamente bisogno. La regia ha già messo mi piace. Perfetto, e Jacopo, sì? Una cortesia, vorrei solo ringraziare, visto che due amici abruzzesi ci sostengono in questo progetto, Vini Fantini, perché è dei nostri e per noi è importante, certo, avere una simbiosi con voi abruzzesi. E l'hotel di Francavilla Mare, l'hotel dell'Est, Punta dell'Est, che praticamente ci sta in questi giorni facendo trovare come a casa nostra. Grazie. Certo, assolutamente, grazie. Assolutamente. Luciano, tu volevi premiare, adesso ti devi spostare e televisivamente sarebbe un disastro. Stai fermo. Lo do io, ecco, questa, facciamo il passaggio rapidamente. Basta che non ti togli il microfono, per cortesia, anzi, riappinzalo per cortesia. Aspetteremo sabato sera. Assolutamente, sì, lo devi riappinzare, va bene. Niente, perché te lo sei tolto? Niente, va bene. Il premio della serata è per Stefano Cecini e Pier Amichini. Ciao ragazzi, in bocca al lupo per il campionato italiano di ciclismo paralimpico. Grazie per essere stati con noi, grazie ovviamente al sindaco di Ancarano, Pierangelo Panichi. Grazie sindaco, un applauso, grazie per essere stato con noi, grazie Gabriele. In bocca al lupo ai ragazzi. Assolutamente, grazie anche a voi per la vostra bella grazie prova. Grazie anche a voi.
Grazie Gabriele per essere stato con noi, grazie Gabriele Di Francesco, grazie a Ezio Ferriozzi. In bocca al lupo per la prova di sabato 9 giugno. Ce l'hai fatta, l'extremis. Stai sereno. L'extremis ce l'hai fatta. Grazie all'ideatore della trasmissione, Luciano Bottini. Ciao Luciano. Buon giro a tutti. Però prima di lasciarti, adesso, visto che non abbiamo risposto a tanti messaggi e ne chiediamo scusa, però uno che chi vince il Giro d'Italia? Adesso lo diciamo così, la settimana prossima ci prendiamo un po' in giro. Chi vince? Lo vedremo. No, dai, voglio un nome. Ma io mi auguro Yates. Yates. Stefano, chi vince? Sono a ruota di Luciano. Yates. Gabriele, chi vince? Dumoulin. Vediamo, poi la settimana prossima vedremo com'è andata. Grazie a Maurizio De Guin, regia. Grazie a Silvia Gentile alle camere. Grazie a voi che ci avete seguito. Noi ci vediamo giovedì prossimo in diretta alle 21 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte.